Tango Magazine vi porta in un luogo insolito per il tango. Un posto ricco di storia, un tempio della musica e del teatro. Tra poco scopriremo insieme dove si può ballare tango in una location diversa dalle, seppur famose, solite milonghe. Siamo qua al Teatro Sociale di Como in compagnia dell'organizzatrice, della coordinatrice di questo evento, di questa milonga, Maria Grazia Lopez. Si sposa proprio bene la scelta di ballare il tango in un luogo così ricco di storia e di tradizioni come il Teatro Sociale di Como, che quest'anno ho compiuto 200 anni. Direi che questa io l'ho sempre ritenuta la sede ideale, perché come hai detto tu si respira la storia e il tango non può che esprimersi al meglio in luoghi del genere. Spero che anche gli amici tangheri siano contenti. Ci saranno anche degli altri appuntamenti prossimamente, domenica 10 novembre, in un'altra sala bellissima che è proprio adiacente al palcoscenico, quindi atmosfera suggestiva, ed è la sala canonica, una sala che hanno appena ristrutturato, e lì faremo la milonga della tarde, quindi si incomincerà a ballare alle 18:30 per terminare alle 23. Quindi chi dovesse arrivare da fuori ha tutto il tempo di girare per questa splendida città di Como, che offre anche tante opportunità anche dal punto di vista artistico. E poi alle 18:30 via col tango sino alle 23. Quindi invito tutti gli amici. E l'ultimo appuntamento, perlomeno per quest'anno, ma sicuramente ce ne saranno altri, è il sabato 7 dicembre, dove ci sarà anche l'esibizione di Claudia Mendoza e Luis Castro, che sono anche i nostri amati maestri dell'Accademia di Tango Lopez. E sono davvero dei professionisti molto seri e bravissimi ballerini. Come si vive il tango a Como? Bella domanda. Io ci metto tutta la passione, sono anni che sto cercando di seminare tango, seminare il buon tango. È molto difficile. Sappiamo, è risaputo che Como comunque è una città piuttosto chiusa, ma non solo per il tango, ma un po' in tutti, per quanto riguarda un po' tutti i settori. Devo dire con piacere che stanno nascendo nuove scuole, milonghe, insomma qualcosa molto lentamente si sta svegliando. Certo, io punto sempre sul tango di qualità, perché purtroppo c'è tanta gente, c'è tanta improvvisazione e questo rovina un po' il tango. Il tango sappiamo che è una disciplina vera e propria, alla fine è una disciplina, per cui è un qualcosa di molto impegnativo che certamente deve essere fatto con molto impegno, richiede molto impegno e da tanto. Auguriamoci per Como che venga fuori qualcosa di bello anche nella nostra città. Sì.
io ringrazio tutti voi di Tango Magazine, anche perché siamo in sintonia. Tango non solo fatto di passi, ma tango perché il tango è storia, arte, cultura, tradizione e, ricordiamoci, un linguaggio universale. Mentre i tangheri gustano la musica di Pugliese, da Rienzo, Biagi, sentiamo cosa hanno da dirci i musicalizzadores di questa serata. Musicalizzadores perché sono due che hanno scelto le musiche per questa milonga. Siamo nel foyer del Teatro Sociale di Como e come musicalizzador questa sera ci sono Giuppi Tango e Domiziano Tinari. Domanda banalissima ma doverosa: come siete arrivati al tango argentino? Come musicalizzatori un po' più di 10 anni fa, come ballerini sì, ormai quasi 13, e io ci sono arrivata perché è una cosa che mi affascinava, che mi portavo dietro dalla mia famiglia. A me piaceva comprare i dischi perché mi ero appassionato dall'inizio alla musica, e li ho prestati a lei, me li ha chiesti, lei si è proposta una sera per musicalizzare. Lei che è Giuppi Tango, diciamo. Certo, sì, e abbiamo cominciato poi a fare delle cose insieme, abbiamo cominciato a lavorare all'Osteria del Treno e sono quasi 10 anni ormai che siamo. Sì, appunto, è una scelta piuttosto anomala quella di musicalizzare insieme. Andate sempre d'accordo? Vi trovate sempre allineati come scelte musicali? Assolutamente sì, assolutamente sì. Abbiamo gli stessi gusti, forse lui è uno zic più talebano di me, però abbiamo gli stessissimi identici gusti e qualche volta io oso un po' di più. Lui no, decisamente no, però sì, andiamo molto d'accordo, per fortuna, perché abbiamo anche iniziato ballando insieme, quindi... Perfetto. Vabbè, scegliere la musica, scegliete la musica che immagino vi piacerebbe ballare, credo almeno, insomma, mi viene spontaneo pensare questo. E condividerla con i tangheri che vengono in milonga. Che sensazione vi dà, quale emozione vi porta questo? Beh, se la serata è una bella serata e vedi le persone che ti sorridono, ti fanno cenno, bella la musica, cose così, è molto piacevole ed è una cosa che ovviamente gratifica tantissimo. Però ovviamente capitano anche le serate dove o sei tu o è la gente che non si trova, oppure insomma, per cui ci sono anche serate in cui diventa un pochino più difficile, ecco. Non è sempre piacevolissimo. A me personalmente quando vedo gente che balla e che si diverte mi viene un po' di invidia, perché io sono dall'altra parte. Però detto ciò, siamo in due anche per questo, ci scambiamo. Torna poi utile avere un compagno che prende il posto reciprocamente. A proposito di milonga, luogo dove appunto si balla il tango argentino, quali sono appunto sempre, perché io punto molto sull'animo, sullo spirito, no? Quindi le sensazioni, le emozioni che vi arrivano musicalizzando in un posto, in una location così ricca di tradizioni, così... in un posto così, esatto, sontuoso, com'è il foyer del Teatro Sociale di Como? È un posto stupendo, indubbiamente stupendo. E forse ci siamo già passati altre volte perché abbiamo musicalizzato su nella Sala Pasta, che è altrettanto bella, e poi vabbè, noi musicalizziamo la Milonga del Treno, che è abbastanza conosciuta dal punto di vista scenografico. Sì, beh, non solo a Milano, anche oltre, ma proprio scenograficamente è una bellissima location, per cui sì, è una bella sensazione, è una bellissima sensazione. Però a me piacciono anche le milonghe un po' sporche, un po' vissute, un po'... Sì.
Siamo insieme a Manuela Lopez, che con Maria Grazia Lopez ha organizzato l'evento della Milonga presso il foyer del Teatro Sociale di Como. Manuela, quando hai iniziato con il tango? Com'è che sei stata folgorata in maniera così totale dal tango? Beh, la passione mi è stata trasmessa da Maria Grazia Lopez circa 10 anni fa. È stato un coinvolgimento da tutti i punti di vista. Sono stata subito affiancata ai più grandi artisti quali Michelangelo Zotto, Osvaldo Zotto, Pablo Garcia, che è stato uno dei miei più formativi insegnanti. E niente, poi ho fatto tanti anni di un percorso appunto individuale dove ho approfondito le mie, ho formato il mio tango, e dopo aver fatto tanto tempo come accompagnatrice degli stage, degli eventi con Pablo Garcia principalmente, ho incominciato a portare avanti il mio progetto come insegnante. Sono circa 4 anni che insegno qui a Como, e è un bellissimo percorso, anche questa è un'altra fetta del tango che mi emoziona molto. E niente, mi piace essere precisa nell'insegnamento, riuscire a trasmettere quello che è stato la mia formazione, quindi quello che è stato il mio vissuto, e insomma sono grandi soddisfazioni. Anche nel tango ho avuto diverse fasi, è un'evoluzione continua. Ora come ora mi sto dedicando tanto all'insegnamento perché mi sta coinvolgendo, mi sta appassionando. La soddisfazione più grande è quella di vedere i tuoi allievi che ballano, riescono, si divertono, quella è una delle soddisfazioni più belle, più importanti. Per quanto riguarda il futuro, penso che oggi come oggi, penso che niente, mi piacerebbe continuare con quello che sto facendo. Anche quest'anno c'è stato un'ulteriore novità, nel senso che ho un nuovo ballerino, un nuovo compagno di un nuovo maestro che mi accompagna, che è John Fernando, tra l'altro approfitto per salutarlo, e niente, sono contenta, questa è una news e andremo avanti in questo senso, sempre migliorandoci, sempre offrendo qualcosa di nuovo ed importante. Un grande saluto a Tango Magazine e niente, grazie per essere qui con noi.